E non c'è Legal Community Week senza Legal Community Awards. Ovviamente anche in questo 2023 la settimana che riunisce a Milano la Legal Community italiana culmina nella premiazione dei top studi legali e professionisti nel segmento corporate. Tutti i professionisti e gli studi di punta del mercato italiano stanno arrivando qui al Palazzo del Ghiaccio di Milano per scoprire chi saranno i premiati di questa edizione. Noi nel frattempo andiamo a fare quattro chiacchiere con loro. Avvocato Pedersoli, nell'attuale scenario di rallentamento dell'M&A, cosa sa dirci sul settore bancario? Ovviamente in attesa che il dossier MPS si sblocchi, probabilmente c'è un risico bancario che potrebbe continuare nella fascia medio-bassa del mercato. Cosa può dirci? Diciamo che è un mercato dell'M&A in genere che in questo momento sta soffrendo, lo sappiamo tutti, per via anzitutto dell'incremento dei tassi di interesse, e questo certamente non aiuta anche l'economia in generale. Le banche in questo momento, fra temi antitrust che li abbiamo vissuti in passato e anche le esigenze di salvaguardia dei ratio come imposti dalla banca centrale, certamente non rende più facile l'ipotesi di ulteriore aggregazione. Sulle piccole può essere anche per sollecitazione dell'autorità di vigilanza, laddove vi siano dei problemi di rafforzamento attraverso aggregazioni, quindi può essere, vedremo, non lo so, è difficile fare delle previsioni. Il livello di incertezza è cresciuto, però abbiamo imparato tutti a correre sul ghiaccio, anche sul ghiaccio più fine, quindi probabilmente a questo primo rallentamento seguirà una maggiore capacità di adattamento, e nelle difficoltà si creano sempre delle opportunità di valore, quindi sono moderatamente ottimista. Questo vale anche per la tendenza delle aggregazioni nel mercato legale? Ah, questa è una domanda sensibile. Sì, aggregazioni ci sono dappertutto e quindi anche nel mercato legale. Stanno diventando anche un po' uno slogan. La realtà è che correre sul ghiaccio impone delle capacità di equilibrio che effettivamente sono basate su numeri ridotti e non su grandi numeri. Le grandi strutture sul ghiaccio hanno più difficoltà a muoversi. Quali prospettive si aprono per la legislazione antitrust e per l'attività dell'autorità per la concorrenza del mercato? Quest'anno ci sono stati alcuni casi particolarmente importanti e diciamo sotto gli occhi di tutti, come quello del problema tra SEAE e Meta, poi risolto proprio da un provvedimento dell'antitrust. Quali scenari si aprono? Molte prospettive nuove, direi, soprattutto nei mercati digitali, non solo per l'autorità antitrust come, diciamo, controllore dei mercati e come concorrenza, ma anche nel settore contiguo della tutela del consumatore. Veramente tante prospettive, vediamo che l'autorità sta aprendo molti casi. Quello che lei menzionava è un caso molto particolare, un abuso di dipendenza economica, che è una tecnica, diciamo, un po' è un procedimento molto specifico, però direi che la digitalizzazione è il nostro futuro. Ci sono anche tanti nuovi poteri di cui è stata dotata l'autorità, quindi siamo, diciamo, in un momento di enforcement importante, e speriamo che la concorrenza sia sempre molto molto nell'obiettivo non solo dell'autorità antitrust ma dei mercati e della politica economica del paese. Quali prospettive ci sono per il mercato dell'M&A e per l'attività transactional in generale per l'anno prossimo? Allora, nel breve termine io penso che mi attendo che il secondo semestre e quindi poi l'inizio del 2024 sarà un periodo di ripresa anche abbastanza intensa rispetto ad un primo semestre che ormai stiamo chiudendo del 2023, che è stato un po' diciamo meno brillante. Quindi io sono ottimista che tutta una serie di operazioni che sono state pensate, impostate e che sono per il momento rimaste un po' congelate vengano riprese in mano e che possano ripartire, a iniziare dalla seconda metà del 2023 per poi concretizzarsi nel 2024. Quali sono state le linee guida, le direttrici che ha seguito il settore M&A negli ultimi 12 mesi?
Il mercato è stato un pochettino più lento perché i tassi sono più alti e quindi si fa più fatica a trovare finanziamenti e c'è anche più volatilità, i multipli non si sono ancora adeguati. Però ci sono alcune operazioni di sistema di alcuni operatori che devono comunque muoversi e fare operazioni e questo ha tenuto occupato alcuni degli operatori. Si vede per esempio il caso della rete unica piuttosto che altri casi che sono sui giornali. E pensa che nel prossimo anno la tendenza migliorerà? Io credo di sì, credo che a un certo punto i multipli dovranno scendere, dovranno adeguarsi alle mutate condizioni di mercato e che comunque anche il fatto per alcuni di doversi rifinanziare, di dover affrontare diciamo, la maturity di alcuni debiti porterà a movimento sul mercato. Diciamo che il 22 è stato un anno record veramente, in Italia c'è stata un'iniezione di capitali straordinaria sul mercato che ha proprio lanciato tutto l'early stage, ha fatto crescere tante aziende, c'è stato un po' diciamo qualche asset non eccezionale che però insomma l'iniezione di capitali ha fatto crescere un po' tutto il mercato. Il 23 è partito un po' più piano, secondo me un po' prendendo la scia del crollo delle big tech americane, noi arriviamo sempre un po' più tardi. Io adesso vedo la ripresa, credo che ci sarà un po' più di attenzione da parte degli investitori, quindi un po' più di selezione sugli asset, il che vuol dire però che faremo crescere le cose belle, quindi insomma io sono fiduciosa. Quanto ha giocato l'inflazione, la situazione con l'inflazione nell'ultimo anno di private equity? Il mercato ne ha risentito? Certamente è stata una cosa a cui noi non eravamo più abituati, perché l'ultima volta che l'inflazione si è affacciata sui nostri mercati erano 20 anni fa, sicuramente prima dell'introduzione dell'euro. Quindi è stata una cosa assolutamente disruptive e che ha creato problemi nel incontrare domanda e offerta e quindi nell'incontrare i prezzi dei venditori rispetto agli acquirenti. Poi, come in tutte le cose, ci si è abituati e comunque i deal si sono continuati a fare. Certamente è stato un qualcosa di inaspettato, soprattutto per la nostra generazione.